ho preso ispirazione da un video che ho visto sul sito di Gabriella che le make up e eh, non vi volevo parlare dei miei accessori ma bensì dei miei orecchini di cui io sono veramente pazza cioè ne ho... adesso vedrete ne ho veramente tantissimi e quindi eh, siccome ne ho tantissimi eh, magari se vi interessa vi farò un video per quanto riguarda poi braccialetti, collane, spille però questo video sarà sugli orecchini allora, come vedete, quelli che ho indosso sono questi in grigi che mi piacciono tantissimo anche perché sono molto molto leggeri e eh, perché appunto ho detto sono pazze per gli orecchini, ce li ho pure color oro. Eccoli qua, aspettate che ve li apro. Eccoli qua, oro e ovviamente anche neri. Se ci fossero stati bianchi, penso che ce li avrei anche bianchi perché appunto mi piacciono tantissimo. Poi passiamo a qualcosa di un po' più particolare. E sono questi con le piume. Molto sobri, direi, no ragazze? Questi con le piume colorate e poi ovviamente ci sono anche questi con le piume miste che... Eh, purtroppo ce li avevo indosso quando ha iniziato a piovere quindi mi si sono tutte rovinate le piume, <ride> che ovviamente indosso di solito con questo braccialetto che è di quelli rigi che si, rigidi che si arrotolano in questo modo. Comunque parliamo, abbiamo detto di orecchini. Poi ci sono questi che mi piacciono veramente molto con i fiorellini, ovviamente. Pendenti perché io adoro i pendenti ed eccoli qua con tutti questi brillantini ci sono questi con le perline e i brillantini che sono un po più corti come vedete però sempre pendenti sono poi questi a fili che mi piacciono veramente tanto sono molto eleganti ma possono essere usati anche in, uh, con un vestito sportivo e poi ho la stessa versione ancora più lunga però guardate bene ragazze con le infradito questi hanno, avranno minimo minimo 10 anni però mi piacciono tantissimo poi questi sono il primo regalo di Manuel che mi ha fatto quando c'eravamo per le messi assieme e sono veramente molto belli perché quando li mettete su, su vedete che si girano tutti. ecco qua. Poi io ho studiato questa cosa, siccome eh, e li ho tutti dentro in una scatolina, li ho divisi tutti con questo cartoncino che è legato dietro con lo scotch per non perderli così quando mm, insomma, così quando mi serve un paio di orecchini, vado a colpo sicuro e li tiro fuori, poi. Guardate questi. Molto eleganti. Sembrano pieni di brillantini, in realtà è, è, è un tipo di lavorazione che si chiama è, diamantatura o qualcosa del genere. E gli dà questo effetto tutto di brillantini che in realtà non ci sono, sono tutti dei buchini piccolini. Poi abbiamo questi con tutti i brillantini neri, ovviamente sempre delle patacche enormi, dei lampadari come li chiama il mio titolare questi che possono essere dei cerchi sono a triangolo poi ho questi, stile un po' più etnico se vogliamo, molto belli, piccolini poi ci sono questi che sono di veri e propri lampadati. Però guardate, che belli hanno le pietrine verdi e marroni. E qua. Sempre molto, molto grandi, e soprattutto questi pesanti perché questi, questi ragazzi, credetemi, pesano. altre due paia di orecchini pesantini, e sono questi. enormi come vedete eccoli qua ve li faccio vedere da vicino se ci riesco hanno tutti i brillantini sono bianchi dovrebbero essere bianchi ma hanno dei riflessi marroni scusate la mia manicure ragazze ma in questi giorni non sono stata tanto bene sono infatti a casa dal lavoro e appunto dicevo sono questi e poi questi che se avete già visto i miei video li avrete già visti, azzurri, pesantissimi anche questi, però molto molto belli. Aspettate perché ne ho ancora, qualcuno deve vedere questi qua, neri semplicissimi, pendenti e poi magari ragazzi quando se, se avete voglia vi faccio l'altro video con le collane così vi faccio vedere come, come li abbino di solito poi questi sempre in metallo molto belli non trovo più l'altro dove l'ho messo sarà in giro qui per il tavolo questo cerchio di, perli, di, di brillantini molto bello e molto grande e adesso vi faccio vedere... Ah, aspettate, questi da, da lavoro. Sono di Swarovski. E ora vi faccio vedere, come vi dicevo ragazze, degli orecchini che mi sono creata io, perché ho anche la pressione, ogni tanto mi invento qualcosa, magari con il fimo, le paste polimeriche e così... e, e quant'altro. Magari un giorno, se, se vi fa piacere, vi faccio vedere le mie creazioni. E questi, vi dicevo, sono dei degli orecchini che ho creato io questi qui bianchi ovviamente eh, voi trovate la, questa parte qui rotonda già, già formata e vi comprate le perline e tutti i vari gancetti e le monachelle e vi create il vostro orecchino ecco qua, guardate che belli questi poi me li sono fatti anche un po' diversi viola che E sono questi perché ho una collana che mi ha regalato la mia amica. Appunto, sul colore. Su questo color viola ametista quarzo. ametista Eccoli qua. Aspettate, che ne ho un altro paio. Ma li ho dimenticati di là ve li vado, vado a prenderli e ve li faccio vedere. Sempre fatti da. Niente, ragazzi, mi spiace, ma non sono riuscita a trovarli. Appunto, perché ne ho talmente tanti sparsi in giro per la casa che. che... Niente, non li ho trovati però ho trovato uh, altri due paia di orecchini che mi ero dimenticata allora questi sono regalo della, della nonna che mi ha fatto a Natale sono di Pierre, Pierre Lang credo sia una marca che è venduta porta a porta penso e sono questi molto sciccosi sono anche loro dei pendenti ups rigidi e hanno questa pietrina che non è bianca ha dei riflessi sul rosa non riesco ancora a capire però mi piace veramente tanto eccoli qua nella loro scatolina e poi ho quelli che mi ha regalato manuel per natale che sono abbinati alla loro collana e sono questi che sono di Svaroschi cioè sono luminosissimi, ma non riesco a farvelo vedere perché la camera non mi mette a fuoco. Bene, allora bene, vi dicevo: eh, questi sono i miei orecchini. Se vi fa piacere vedere il video sugli altri accessori, che ho ne ho veramente una miriade. Eh, come ho una miriade di trucchi, come una miriade di, di, di vestiti. Ecco, sono veramente un disastro. E messaggio, <ride> scusate, anzi aspettate che tolgo le suonerie se no fa casino e niente, io ho scoperto Swarovski grazie a uh, Manuel, non avevo mai avuto modo di, di avere nulla di Swarovski e sono degli accessori che io adoro mancava la porta, deve succedere qualcos'altro vediamo e ho anche un anello che avrete visto nei miei primi video di, di Swarovski stupendo che mi ha regalato per, per il mio compleanno Manuel eh, solo che non riesco a farvelo vedere perché è in, eh, in riparazione ecco una cosa bella di Swarovski è che per eh, due anni avete la garanzia sul prodotto quindi se si rovina come è successo a me che eh, si è rovinata la, la rodiatura nella parte sotto glielo riportate in negozio, in negozio e loro lo, lo rispediscono alla, direttamente alla sede della Swarovski che, eh, che se può ve lo sistema, altrimenti vi viene sostituito con uno completamente nuovo. Eh, unica pecca è che ci vuole un po' di tempo perché fate conto che io l'ho portato verso la fine di maggio, siamo al 10 di luglio, tra l'altro compleanno del papi, tanti auguri papi, e, e devo ancora averlo indietro, anzi mi sa che oggi faccio una, una capatina in negozio per sapere che fine ha fatto ecco giusto appunto ah poi eh, ho portato qua da farvi vedere ragazzi delle altre degli altri cosine che ho creato io e sono questo ciondolo per collana tenete presente che l'ho creato parecchi anni fa e ha questa pietra che si chiama pietra di luna che ha tutti i riflessi dall'azzurro al viola ecco qua quando avevo ancora tempo per fare le cose questo Pendentino piccolo che ho fatto appunto con tutte le perline e questo anello che ho fatto appunto io, abbinato agli orecchini che non riesco a trovare per farvi vedere, ed è questo che ha le pietrine viola. Ragazzi, una delle ultime creazioni che, ho, che sto provando a fare è perché ho scoperto che sul fimo appunto le paste polimeriche si può trasferire eh, una qualsiasi immagine stampata su, su carta. Eh, sto provando, ecco, questo è stato appunto un esperimento che non è ben riuscito, però ne ho fatti altri che sono riusciti. Non ce li ho qua perché li ho eh, spediti a. Um, eh, non ve lo posso dire perché non li sono ancora arrivati, quindi non ve lo posso dire, e sono questi, appunto, vedete, si riesce a stampare qualsiasi cosa su Fimo. Riuscite a vedere l'immagine. Ecco qua bene, ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Ora mi metto a fare qualcosina qui a casa, sistemare innanzitutto tutti gli orecchini che ho qui intorno, vi mando. Un grosso bacione e ci vediamo presto. Ragazzi, scusate, sono un disastro. Mi sono dimenticata una cosa, la più importante per cui avevo appunto deciso, tra l'altro, di girare il video. Volevo ringraziarvi tutte eh, perché siete veramente carinissime. Eh, ogni giorno leggo dei messaggi che mi... Mi toccano veramente il cuore, siete dolcissime, vi ringrazio perché riuscite, anche se, se parliamo insomma attraverso a un video o a dei semplici messaggini, riuscite a trasmettermi veramente tanto, siete dolcissime e vi voglio veramente bene, anche se è da poco che sono qui, eh, vi sento, vi sento vicine e questo è veramente stupendo. Avete visto il mio braccialettino, scusate per le zanzare, lo so che salto di palo in frasca, ma sono fatta così. E il mio braccialettino contro le zanzare che vi dico non servono una mazza perché mi ha appena beccato finché vi stavo appunto ringraziando. E... Niente ragazze, grazie, 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 vi voglio bene.